Buongiorno a tutti amici e amiche creative. Oggi giro questo video perché volevo realizzare il video tutorial dei miei orecchini che ho chiamato Vulcan. Questi orecchini sono nati da un contest, da un giochino indetto da Gabriela Casano sulla sua pagina Facebook Creare in Armonia e Libertà, perché doveva essere un contest per i suoi, se non erro, 5.000 iscritti. Poi, siccome ha letto, ci sono varie regole sui contest su YouTube, e quindi ha girato il contest sulla pagina di Facebook Creare in Armonia e Libertà. Niente, questi orecchini e questo contest prevedeva di realizzare una creazione ispirandoci a una delle foto che lei ha postato sulla pagina di Facebook. Infatti si chiama CreArt perché ha scelto delle foto di alcuni artisti. E poi appunto c'erano due categorie. La prima era quella di ispirarci alla foto realizzando un tutorial della sua pagina YouTube, oppure si poteva creare una creazione nuova di propria invenzione tramite la ruota creativa, sempre però ispirandoci a una delle foto del contest CreArt. All'inizio di questo orecchino volevo farci un tutorial in collaborazione con qualche ditta, ma poi successivamente ho deciso di lasciarlo libero perché appunto non mi sembrava giusto nei confronti di Gabriela Casano, che aveva appunto indetto questo giochino sulla sua pagina Creare in Armonia e Libertà. E quindi, siccome l'orecchino è nato per questo giochino ed è nato per la pagina Creare in Armonia e Libertà, ho deciso di lasciarlo free, comunque senza vincolarlo a una collaborazione. E niente, gli orecchini in questione sono questi, sono i miei orecchini Vulcan. Alcune creative mi hanno scritto quando avrei fatto il tutorial perché l'orecchino è piaciuto molto, a quanto sembra, e vi ringrazio di questo. E quindi oggi finalmente ho trovato il tempo per realizzare il tutorial. Io adoro questa colorazione, ho utilizzato la foto di un artista che a me personalmente piace tantissimo, proprio perché realizza tutte queste bellissime donne. Io ho già postato la foto anche su Instagram, che dicevo appunto che avrei realizzato il tutorial. Ma ho tardato, mi scuso, ma adesso siamo qui per realizzarlo. Questo è quello che ha partecipato al CreArt, invece oggi lo realizzeremo in questa bellissima colorazione, che è Flabasta. Oggi lo realizzeremo in questa colorazione. Allora, la ruota creativa prevedeva questi materiali. Allora, un Rivoli da 14 mm, che io ho già incastonato. Perché comunque ho fatto diversi tutorial sulle incastonature, diversi tutorial su altri progetti, ho sempre spiegato come si fa l'incastonatura. Questa volta andiamo direttamente con Rivoli già incastonato. Quindi Rivoli da 14 mm, Rocaille 110 che utilizzerò in questa bellissima colorazione bronzo. Poi utilizzeremo le Rocaille 150, utilizzerò il color oro. Poi nella ruota creativa sono uscite queste perline che non mi sconquifferano molto, però le ho utilizzate per la decorazione. Sono le Delica e si possono benissimo sostituire, come potete vedere, sono qui intorno ai cipollotti, ma volendo si possono sostituire con le Rocaille per chi non ha le Delica. Però nella ruota creativa si prevedevano le Delica 110. Poi abbiamo queste perline da 4 mm, quindi perle da 4 mm. Penso che non sia un problema volendole sostituire con dei bicono da 4 mm o anche dei mezzi cristalli da 4 mm o anche dei cipollotti 4x3, perché alla fine sono solo sul contorno esterno e quindi non dovrebbero creare problemi o modifiche al progetto. Quindi perle da 4 mm. Le nostre amatissime Super Duo, io sto utilizzando in questa colorazione Matte Velvet Carrot, che è il Matte Velvet che adoro. Poi le Paisley, anche in questo caso utilizzerò la stessa tonalità Carrot. E poi questi che sono stati davvero pesantissimi per me da utilizzare, perché sono davvero grossi, sono i cipollotti 8x6. Sono davvero grossi, grossi, grossi e all'inizio ho avuto difficoltà perché non sapevo come piazzarli. Poi alla fine, come potete vedere, se
Si utilizzano solo 4 e l'orecchino è rigidissimo, come potete vedere, è leggerissimo perché ne utilizziamo soltanto 4. Ok, ora sistemo i materiali, ho ovviamente la monachella e utilizzo il filo da 0,16. Ho già incastonato, come ho già detto, ora sistemo i materiali, iniziamo con il tutorial. Eccomi qui, allora ho sistemato i materiali e iniziamo il tutorial. Ho incastonato il rivoli da 14 mm, semplicemente come incastoniamo sempre, quindi 32 Rokail 110 Miyuki, dimenticavo di dirlo, poi 3 giri a peyote, poi un giro con le 15-0 e la decorazione come più preferiamo. Poi mi sono portata ad uscire da questa centrale, questa Rokail, questa qui, dell'incastonatura della ghiera. Ora inseriamo sul lago 3 Rokail 110 e inseriamoci nella Rokail di fronte, questa qui. Che succede? Ecco qui, si formerà questo picot. Ora dobbiamo saltare lo spazio successivo, quindi passiamo attraverso queste due Rokail. E ripetiamo di nuovo il passaggio 3 Rokail 110 e inseriamoci nella Rokail di fronte e iniziamo anche a passare attraverso le altre per saltare uno spazio. Quindi praticamente dovremo realizzare questi picot, uno spazio sì e uno spazio no. Questi picot di Rokail da 3. E Fla, mi deconcentri, grazie. E la gatta col braccino spezzato. Quindi, dicevo, questo picò da 3 Rokail 110, uno spazio sì e uno spazio no. Facciamo questo per tutto il giro. Ok, ho terminato il giro. Come potete vedere, questo è il risultato. Ora, terminato il giro che mi sono trovata a fare l'ultimo infilaggio qui, risalgo le perline e mi porto ad uscire qui nella Rokail centrale, questa qui del picot. Ora, uscendo da qui, inseriamo sul lago una Rokail 11, due pesli prese così, muovi mostro, e una Rokail. Questo è quello che dobbiamo inserire, quindi le pesli prese in questo modo, dalla parte più stretta, dalla pancia e dalla bombatura. Quindi una 11, due pesli così e una 11. E andiamo a inserirci da questa Rokail 110 alla Rokail centrale del picot di fronte, così, e tiriamo. Ecco qui. Ora, uscendo da questo picot, dobbiamo inserire una Rokail 15, mi raccomando, un cipollotto 8x6 e una Rokail 15. Questo. E inseriamoci nella Rokail di fronte, quella centrale del picot, così. Non vi preoccupate se qui, vedete, si vede leggermente il filo, tanto quando andremo a decorare con le deliche o comunque con le rocaille non si vedrà, va più che bene così. Quindi questi sono i due passaggi che dobbiamo realizzare in modo alternato per tutto il giro, quindi pesli, quindi una rocaille 11, una pesli e una rocaille 11, entriamo in quella nella rocaille centrale del picot. Poi una Rokail 15, un cipollotto 8x6, una Rokail 15 ed entriamo di nuovo nella punta del picot della centrale. E di nuovo poi pesli, cipollotto per tutto il giro. Eccomi di ritorno, questo è quello che dobbiamo ottenere. Ora passo attraverso le perline per portarmi ad uscire dal cipollottone, questo qui. Ecco qui. Ok, sto uscendo dal cipollotto, vedete? Da qui. Ora inseriamo sul nostro ago 4 deleca. 1, 2, 3 e 4. E inseriamoci
nella Rocaille centrale, questa qui, vedete? Sto entrando da sinistra verso destra, vedete? Sto uscendo da sinistra ed entro in questa Rocaille dell'incasto natura, metti a fuoco, ok? Questa centrale sotto il cipollotto, così, e tiro il filo. Si formerà questa piccola decorazione. Ora di nuovo 4 d'elica. 4 e rientro nel cipollottone. Così. Non so aggiustare, come al solito. Ecco qua. Niente, oggi non è giornata con le perline. Ecco qui, ci sono riuscita. Questa è la decorazione che dovremmo andare a realizzare. Ora ci ritroviamo di nuovo ad uscire da questo cipollottone e ci inseriamo una Paisley. Vediamo le Paisley, ecco qui, e la inseriamo in questo verso, praticamente così. La prendiamo dal lato, dalla punta, vedete, dal lato della curva, non dalla pancia fuori, ma da qui, così. Fla, ma che hai oggi? Oggi è più nervoso del solito. Ecco, dobbiamo prenderla così. Quindi, uscendo da questo cipollotto, prendiamo una Paisley in questo modo e ci inseriamo nel foro alto della Paisley che abbiamo di fronte. Così. Ora, tra le due Paisley dobbiamo inserire due super duo. Fatemi vedere se c'è vero Kyle in mezzo. No. Semplicemente due super duo, che è vecchio il progetto, quindi devo ricordarmelo. Due super duo. E ci inseriamo nella Paisley di fronte, così. Ecco qui. Ora un'altra Paisley, questa volta però la dobbiamo prendere non dalla parte interna, ma dalla pancia, da qui. Quindi in questo senso. E ci inseriamo nel cipollottone, così. Ecco qui, è questo quello che dobbiamo ottenere. Quindi la decorazione, la Paisley, le due super due e la Paisley. Lo rifacciamo di nuovo insieme, quindi uscendo dal cipollottone 4 d'elica. E ci inseriamo nella rocaille centrale questa dell'incastonatura, così. Di nuovo 4 d'elica e rientriamo nel cipollottone, così. Ecco qui. Ora una Paisley presa. Così. Ed entriamo nella Paisley. Ok. Due super duo tra le due Paisley. Ed entriamo nella Paisley. E ora una Paisley presa però così, dalla parte più bombata, sempre però dalla parte stretta. Ed entriamo nel cipollottone. Ed ecco qui. Questo è quello che dobbiamo realizzare per tutto il giro. E come di ritorno, questo è quello che dovrete ottenere. Ora, terminato il giro, mi sono trovata appunto qui e quindi sono passata dalle Paisley e mi sono portata qui vicino alla Super Duo. Vedete? Sono qui. Ora salgo nel foro alto della Super Duo. Così. Ok, ora prendiamo le perle e tra le due super duo andiamo a inserire una perla da 4 mm, così. Sistemiamola. Ok, ora da qui
Ci troviamo sul lato sinistro, quindi stiamo andando verso la Paisley. Dobbiamo sempre avere la perla vicino alle Paisley. Quindi, se stiamo uscendo dalla Super Duo, inseriamo una 11, una 15 e una perla. E ci inseriamo nel foro alto, così, della Paisley. Vedete? La perla vicino alla Paisley, mentre le rocaille sono vicino alla Super Duo. Qui tra le due Paisley, in questo spazietto piccolino, inseriamo una rocaille 11. Così. Sempre se il filo non fa i capricci. Ok, così. Ora che stiamo uscendo dalla Paisley, facciamo l'opposto di questo passaggio. Quindi inseriamo prima la perla e poi inseriamo la 15 e poi la 11. E ci inseriamo nel foro alto della Super Duo. Vedete? Le perle sono a fianco alle due Paisley. Ripetiamo un'altra volta. Tra le due Super Duo inseriamo una perla. Qui inseriamo una rocaille 11 che deve essere sempre a fianco alla Super Duo, una 15 e una perla. Ci inseriamo nel foro della Paisley. Ora una rocaille 11 tra le due Paisley. E poi in modo speculare. In questo caso la perla deve essere vicino alla Paisley, quindi una perla, una 15 e la 11 deve essere vicino alla Super Duo. E una 11 ed entriamo nel foro alto della Super Duo. Ok, facciamo questo per tutto il giro. Eccomi di ritorno, questo è quello che dovremo ottenere. Ora mi porto ad uscire dalla 11.0 questa dopo la Super Duo, vedete? Queste sono le due Super Duo e mi porto ad uscire da questa Rocaille 11.0. Ora inserisco sul lago 8 Rocaille 15, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 e inseriamoci qui nelle quattro deleca che abbiamo inserito. Queste. E tiriamo il filo. Ora, senza inserire niente, passiamo direttamente anche nelle altre quattro deleca che abbiamo da quest'altro lato. Le ho prese tutte. No, prendo un po' alla volta. Eccola qui. Non ingarbugliate il filo come faccio sempre io, è di routine. Ok, e si posizioneranno qui. Ora scendo da questa delica di nuovo 8 rocaille 15. 3. 4, 5, 6, 7 e 8 e ci inseriamo qui nella rocaille 11.0, questa dove c'è dopo la Super Duo. Questo. Entriamo anche nella Super Duo, nella perla, nella Super Duo e portiamoci ad uscire di nuovo dalla rocaille 11, questa. E tirate il filo. Ora ripetete questo passaggio di 8 rocaille 15 per tutto il giro.
Mi raccomando, qui non so se l'ho detto, non entrate nella rocaglia questa dell'incastonatura, non ce n'è bisogno, entrate solo nelle 4 e nelle 4 d'elica, così si riuniscono qui in punta, vedete? Facciamolo per il giro, cioè completiamo il giro di questo che ho detto fino ad ora. Eccomi di ritorno, questo è quello che dovete ottenere. Io poi siamo arrivati. Ho inserito queste ultime 8, sono passata attraverso le perline e sono passata anche attraverso le 8 rocaille 15-0. Vedete, sto uscendo da questa 8, da questa 15-0, la ottava. Ora da qui inseriamo sul lago 5 rocaille 15. 4 e 5. E dobbiamo lavorare all'indietro, quindi ora ci dobbiamo andare ad inserire qui nella rocaille dell'incastonatura, questa centrale tra le due pesli. Così, questa. Metti a fuoco, ok, questa qui. E tirate il filo. Ok, ora altre 5 rocaille. 4 e 5. E risaliamo le 8 rocaille. Questa qui. Entriamo anche nella 11, quella del giro esterno. Nella super duo, nella perla. Nella super duo, entriamo in queste 8 15 0 così, entriamo nelle 4 delica. E anche nelle 4 delica questa. Ora che stiamo uscendo, sì, dalle 4 delica queste, inseriamo sul lago 4 delica. 1, 2, 3 e 4. E inseriamoci in questa rocaille centrale tra le due pesli. Questa qui. Così. E tirate. Ora di nuovo 4 delica, 1 delica, 2, 3, se si sta, e 4, e inseritevi nelle 4 delega qua sotto. Così. Risalite le 4 delica anche a fianco e risalite tutte e 8 le rocaille 15-0. Entrate nella rocaille, nella super duo, nella perla. Nella super duo, nella rocaille e nelle 8-15. Così. Per poter rifare questo passaggio. Ok, questi sono i due passaggi che dovete realizzare. Lo faccio al contrario sempre perché questo mi permette appunto di passare più volte nella decorazione, nelle perline per poterlo poi appunto rinforzare. Ora che stiamo uscendo da qui,
Ripetiamo di nuovo, 5 eroga il 15 e ci inseriamo nella centrale. 5 eroga il 15 ed entriamo nelle 8 eroga il 15, nella eroga il 11, super 2 perla, super 2 eroga il 11. E poi riscendiamo di nuovo le 8 Rokail 15, le 4 Deleka, le 4 Deleka e una volta qui inseriamo 4 Deleka ed entriamo nella Rokail, 4 Deleka, entriamo nelle Deleka, risaliamo le 8 15, la 11, super 2 perla, super 2 11, 8 15, ripetete, fate questo per tutto il giro. E poi facciamo il cappietto. Il cappietto potevamo già fare prima uscendo da una di queste perle, queste tra le super 2, come potete vedere, questa tra le due super 2, e mettere 8 rocaille 15 e fare un po' di passaggi, rinforzare e tagliare una volta terminato. Non l'ho fatto prima perché, come potete vedere, la mia monachella non si apre. Devo inserirla insieme alle 8 rocaille 15 e quindi mi avrebbe impedito, diciamo, la lavorazione della decorazione. Quindi il cappietto lo faccio dopo. Eccomi di ritorno. Come potete vedere, ho terminato la decorazione. Ora dobbiamo semplicemente fare il cappietto. Quindi, una volta ho terminato quest'ultima decorazione che mi trovavo qui, sono risalita nelle 8:15, sono entrata nella 11, nella super 2 e nella perla. E uscendo da sinistra ho inserito 8 rocaille 15, il mio cappietto, il mio, scusate, la mia monachella che in questo caso non è apribile e rientro nella perla nel senso opposto, così, semplicemente. Ora rinforzo ripassando più volte nel cappietto, passo attraverso le perline, taglio il filo in eccesso e il nostro orecchino Vulcan è terminato. Io ora lo faccio e ve li mostro al termine. Ed eccomi di ritorno, ecco qui terminato il nostro orecchino. Io, come potete vedere, è rigidissimo. E niente. Vedete? È molto molto rigido. Mi raccomando, stavo pensando proprio perché volevo dirvi questo, la decorazione dell'ultimo passaggio, anche se è un po' lunga, fatela perché è quella che stabilisce la rigidità dell'orecchino, altrimenti sarebbe troppo morbido. Quindi se io faccio questo passaggio è proprio perché voglio rendere stabile e rigido il mio orecchino e quindi fatelo come ve lo spiego. Niente, questi sono i miei orecchini Vulcan nella seconda versione, mentre la prima che ha partecipato al CreArt sono questi. Queste sono le matte velvet, non ho qui il colore, comunque quelle viola, quelle violette, però noto che nel video sono molto più luminose. In realtà lo sapete perché le matte velvet sono usate da molte di noi perché sono amate. È molto più scuro il colore, non è così sbrilluccicoso. Comunque, questi sono i miei orecchini Vulcan. Io ringrazio sempre tutte le creative che fanno questi giochini per tenerci compagnia. Ringrazio tutte voi che mi seguite sempre fedelmente sul mio canale. Mi raccomando, appena arriveremo ai 1000 iscritti faremo un giochino, quindi rimanete sintonizzate. Che altro dirvi? Ringrazio tutte di cuore. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se il video vi è piaciuto e volete supportare il mio canale, mettetemi un pollice in su. E niente, io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci.